Salve a tutti, e bentornati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vorrei ringraziare la Coffee Stain per avermi dato questa possibilità di potervi portare in anteprima italiana Satisfactory. Praticamente per chi conoscesse Factorio è praticamente un Factorio in prima persona, giusto per capire un pochettino. Allora, praticamente io posso giocare fino all'11 marzo. Ciò significa che devo riuscire a fare tanti video per poi poterveli caricare fino, insomma, da dopo l'11, quando mi tolgono la chiave. Comunque, ho questa possibilità, cercherò di sfruttarla al meglio. Quando parlai nel video quello di Hashtag Question, questo era il gioco di cui parlavo, del fatto di Oxygen, che non ho portato Oxygen per questo gioco. E quindi niente, cercherò di fare tutti i video di circa 20 minuti. Vediamo un pochettino come uscirà questa roba. E vediamo un pochettino, giusto anche per cambiare tipi di giochi nel canale. Ora vedrete un po' di che cosa si parla. Andiamo subito in New Game. Allora, Grassfield. Ah, gli altri sono Locked, quindi solo Grassfield. Session Name, lo chiamiamo Battle State. Perfetto, session sta, vabbè, privato. Battle, ho sbagliato. Battle estate. Anzi, per non avere rotture di cazzi, state battle. Perfetto. Start game. Welcome back, YouTube Cooper. Thank you. Attention Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Warning, planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized. Ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. Ok, figata. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akija. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Grazie. Note: objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding. Penso ora parta tutto il tutorial. Incoming message. First objective. Please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Note:
Fixit Incorporated is cost effective and efficient. We do not waste. Press F to... Ok, non è per dismantle... ok. Ok, quindi arriviamo a questo. Mentre hold primary fight to dismantle well. Quindi... ah, quindi io posso fare così. Dismantello il mio coso e c'ho un affare lì. Fico. Second objective. Please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Note. According to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Tab to open inventory, drag equipment to your hand slot equip. Quindi c'ho quest'affare Xeno Zapper e lo metto qua. Nice. Ok. Un taser. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note. The acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Ok, quindi praticamente allora con C scannerizziamo Alt E per prendere le risorse. Ok, sì, lo so, praticamente il ferro è quello che noi tutti vogliamo, quello che ci serve. Eccola, sembra ci sia del ferro. Andiamo, andiamo, amici. Prendiamo un po' di cose che queste so che servono un po' di, per il fuel. This consumable possesses okay, minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Oh, c'è un animaletto lì. Ciao. Ciao. Vaffanculo, che si parte di già così. Veloce. Nice. Studying the remains of this creature might shed light on how to defend yourself in the future. Ma sta ancora respirando! Va bene, io prendo un po' di ferro. Ok, fico, fico. Fourth objective, build the hub. Note, to complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Caution, ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Ok, quindi praticamente a me conviene costruire un mio affare. Ok, Q, cioè il mio hub, il cuore della tua fabbrica. Qui è dove completerai le pietre miliari da sbloccare. Ah, di solito sbloccare dei blueprint, delle costruzioni, veicoli, fare, eccetera. E la Madonna. Ok, allora, scroll, ok, lo si ruota, ok, ottimo. Quindi io lo potrei mettere, non so, qua sopra, mettiamolo di sopra. Che cazzo è quell'affare laggiù in fondo enorme? Vabbè, allora. Vediamo, è tutto ok? Sì. Ok. Congratulations, you have unlocked. Hub feature, manual craft bench. Hub feature, hub terminal. Fifth objective, hub upgrade, storage and power. Note, the craft bench and hub terminal are essential for progression to the next objective. Ok. Quindi upgrade hub by using the hub terminal. Craft scans reveal sì. Coloring properties in the flower petals. Further analysis required. Ok, hub terminal, tier 0. Hub upgrade 1. Milestone cost 10 iron rod. Ok, quindi ho bisogno di 10 iron rod. E ci sblocca un po' di roba interessante. Mentre qui... ah, ecco qua, iron rod su... ah, quindi questo è magari per fare le cose un po' più... quelle iniziali. Ok, impariamolo insieme questo gioco. Allora, iron plate. Allora, l'iron ingot. Ok, craft. Come funziona? Output e input. Come... ah, devo tenere premuto. Ok. Ok, queste sono tutte le cose manuali che facciamo. Quindi ancora così. E... ah, wait. Come dire che mi serve... oh mio Dio, mi serve l'iron... vabbè. prendo l'altro po' di ferro.
Allora, praticamente io so che in questo gioco poi ci saranno anche i treni, quindi praticamente è proprio un vero e proprio factorio, perché poi insomma i treni te raggiungerai, perché tanto questa roba finirà e i treni serviranno per raggiungere altri pezzi di isola molto più velocemente, poi sarà tutto automatizzato, quindi tipo su Factorio la nostra main quest è quella di fare un coso, come si chiama? Quella di fare una stazione per creare il missile per andarcene via dal pianeta. Non so se qui è la stessa cosa. Ok, vediamo. Tac. Ok, ne abbiamo 10. Quindi andiamo qua. Upgrade hub. Anzi, mettiamocelo qui. Perfetto. E upgrade. Boh. Ok, poi diventerà ancora più figo. Qui dobbiamo stare attenti perché si scivola. New building, new pick, new crafter parts, new You have scannable unlocked resource. hub Ok. feature, biomass generator. Hub feature, personal storage. Scanner Scan feature, future copper. copper. New equipment, Come. buildings and blueprints, which can be found in the workshop when built, build menu, and craft bench respectively. Ok, quindi qua noi ci posiamo le nostre Sixth cose. objective, Possiamo fare. hub Vediamo se. upgrade, construction. Ok. Note. Con Connect buildings to a shift generator for sinistro. power. Note: Ok, con. buildings such as the smelter Aiuto. require a Devi blueprint to be stare set. zitta. Advice: automate the smelting process and use portable miners for optimal results. Ok. Allora, io vorrei riuscire a. Tipo. Ok, con shift click. Ok, a posto. Allora, il ferro ce lo teniamo perché ci serve sempre. Questo è legno, anche il legno ci può servire. E per ora ok così. Quindi hold C to switch what resource to scan for. Ok. Ah, ok, copper e iron, ok. Build an equipment workshop where you can craft equipment like the portable miner. Equip portable miner in place in resource node. Build smelters to automate production. Ok, use. Ok, questo ok. Quindi qui abbiamo un po' di robetta. Il 2 che roba è? Un powerline. Ok. Ah, ok. Quindi con Q, qua c'ho lo smelter, craft bench, equipment workshop e. Allora, questo è tipo craft bench, allo smelter, craft a larger range of different parts. Ok. Ora, il livello 2 ci dà Powerpole Constructor, due inventory slot. Ok, ci serve. Ci serve il copper wire praticamente, la roba di prima, la rod e il plate. Io vorrei riuscire a capire. Allora, queste sono le workstation, ok, e qui c'è lo smelter. A me servirebbe un altro robo. Servirebbe quello per poter creare per quello per poter raccogliere non manualmente le cose. Però qui magari al 3 no, no, strano. Miner MK1. Oh. Quindi per ora non ce l'ho. Portable miner. Ce l'ho. Ah, ok, quindi noi ora dobbiamo, ho sbagliato. Equipment workshop, ok, ci mancano le roda, quindi ancora ferro, yay! Allora, vi ricordo che praticamente questa è una pre-alpha, diciamo, anzi una closed alpha, mi pare, quindi insomma può essere buggata, altre cose, insomma, sappiatelo, ricordatevelo, eccetera, 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 ancora non si sa la data d'uscita, però magna ma. Allora, dicevamo, con la Q a noi ci serviva questo, quindi. Mi servono altri due iron plate, quindi uno, due, ok, iron plate, e 10, no, 8 iron rod, vabbè, vediamo un pochettino, 6, 7, 8, 9, 10, ne facciamo 10, ok, quindi tac, equipment, ah no, erano 6, perfetto, e questa non la possiamo mettere qui, però. Noi siamo bravi e ce la possiamo benissimo piazzare. Ad esempio, qua dove c'è questa rocciona enorme. Enorme, vabbè, so parlare io. Ok, tac.
Ok, la mettiamo vicino, raccogliamo questo perché è brutto da vedere, via. Ok, buono, buono. Qui, configure equipment workshop. Eccolo qua, portable miner e ok, lo stesso affare che ho qui in mano. Quindi, ci servono un po' di roba, ci servono i cavi. Il... da cable a wire, va bene. E poi l'iron plate. Allora, iron plate ce ne servono 4. Quindi... vediamo subito di farci le iron plate 2, 3 e 4. Poi a noi ci serve il wire e il cable. Quindi noi ora tenendo premuto C cerchiamo per del copper. 131 metri. Le bacche mi bloccano. Oh merda. Senti amico, io mi faccio i cazzi tua, te ti fai i cazzi tua, va bene? Va bene? Prendo solo un po' di copper e me ne vado. Ah, me ne da 2 a volta, buono. Ok, ne ho presi una trentina, non ho visto bene quante me ne servono per craftare tutta quella roba, però spero una trentina mi bastino per farne un pochettino. Oh mio Dio. Oh mio Dio, fifico. Figata, sono in love. Sono veramente in love. Allora, questi li ho fatti, quindi andiamocene qui, tac. Avevamo detto, wait, che sennò poi faccio di più. Allora, 8 wire e 4 cable. Allora, 8 wire e 4 cable. Dovrei farcela? Yes. Portable miner, craft. Ok, dove me l'ha messa... nell'inventario, ok, quindi... Merda. Ho fatto un casino, l'ho droppata per... l'ho droppata? Ok, essendo che ho fatto un bordello, ne crafto due adesso, ok? Ora vediamo, come minchia la piazzo... Se io vado qui e faccio uno o tasto destro o come minchia fo? Forse tipo devo andare qua e me lo fa mettere lui? No. Ok, ok, capito. E boh, la metto tipo qui. Wow. Ho sbagliato tasto. Figo. Ok. Quindi lui parte e inizia a scavare. Ganzo. Io lo apro. Lui ha qui le cose. Ah, va da solo senza mettergli qualcosa. Ok, ganzo. Quindi mentre lui fa di là, io vado da quest'altra parte. Così poso il... quello per il copper. Almeno inizio a prendere un po' di copper e iniziamo già a fare le cose un pochettino più automatizzate. Ok. E quindi ce lo buttiamo qui. Figata. Figata. Ci voleva un gioco così, cazzo. Spero che vi piaccia anche a voi, perché io qua ci nerdo. Io qua ci registro un botto di video. E io non so, spero in questi giorni di nerdarci talmente tanto per arrivare a un bel punto e a sto punto fare tipo la stagione 1. E poi quando uscirà si fa la stagione 2. Figo. Figo, spero che vi interessi, vi stia interessando anche a voi. Ora, giusto per, ne prendo un pochettino. Così ci facciamo quello che ci serve per arrivare al livello 2 del nostro hub. Vediamo un po' quanto ferro c'ho in quest'altro. Dovrei averne un bel po', perché l'ho lasciato qui. Ok, perfetto, 33. Buono. Ok, ma questo... rimarrà lì per sempre, ok, capito. Qui buttiamoci un po' di questo. Questo, via. Ok, questa roba. E sistemiamo un pochettino. Allora. Wait, non ho fatto casino. Allora, per il 2 ci servono. Prepariamo subito 50 wire, 10 rod. Allora, facciamo subito 50 wire. Ne posso fare solo, ok, 10 iron plate, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi tac, sbababam.
Gli buttiamo 1, 2 e 3. Upgrade. Ok, cosa è successo ora? È diventato più chiuso. Ok. You have unlocked scanner stone. New buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. È la mia casettina ora. Seventh objective. Hub upgrade. Oh, le conveyor belt. Note, oh. Use power poles to expand the power network for optimal results. Note: constructors are capable of constructing copious parts, of which only one type at a time. Ok. Qui cosa si fa? Biomass burner. Ok, questo brucia cose? Tipo, questo ci crea un po' di energia, ok. Ok. Questo ci crea un po' di energia, mi sa. Figo. Figo. Niente. Io credo che il prossimo episodio inizieremo un po'. Almeno poi iniziamo a fare un po' la lab upgrade 3. Qui perché abbiamo delle cose molto utili che ci servono. Soprattutto poi a quelli dopo. Però poi questa qui... Chissà. Quindi niente, io spero che il primo episodio vi sia piaciuto. Cioè, forse ne caricherò uno a settimana. Non voglio spammarli questa volta. Così vi do tempo di vederli. Spero che vi interessino. E niente. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ringrazio ancora la Coffee Stream per questa opportunità. E spero di avere altre opportunità di altri giochi da potervi portare in anteprima. O che degli sviluppatori credino in me per portare i loro contenuti. Quindi mi mandino le key. E con questo mi è andato bene. Spero mi vada bene con altri giochi. Quindi niente, nel prossimo episodio faremo tutto il resto delle cose. C'è da nerdarci un sacco. Niente, vi ringrazio di nuovo per la visione. Al prossimo video. Ciao.